grandissima. Quali sono state un po' le vostre emozioni e un po' lo stato d'animo che vi lascia una partita giocata sì. così? Guarda, sicuramente sin da stamattina, da tutta la settimana, noi eravamo cariche per giocare questa partita, una partita che non ci ricapiterà sempre. Quindi siamo state, secondo me, brave a giocare un primo tempo così, tenendo botta comunque una squadra di Serie A. E siamo molto contente, a parte per alcune situazioni del secondo tempo, però da questo possiamo imparare molto. Un'ora giocata praticamente alla pari, poi è stato più il contraccolpo psicologico del Milan che alla fine con i gol che sono arrivati a ripetizione ha scalato un solco, oppure è mancato un po' qualcosa anche dal punto di vista fisico? Secondo me è mancato soprattutto qualcosa dal punto di vista fisico. Loro sicuramente sono più preparate di noi, come è giusto che sia, però purtroppo negli ultimi 20 minuti la squadra si è allungata, ci siamo allargate anche noi e loro ci hanno punito. Quel quarto d'ora tra primo e secondo tempo in cui comunque siete andate negli spogliatoi sentendovi in vantaggio e sapendovi in vantaggio sulla squadra che in questo momento è in testa nel campionato di Serie A. In quegli spogliatoi cos'è successo e come vi sentivate in quel momento? Allora, eravamo stracontente ma allo stesso tempo ci dicevamo l'un l'altra di tenere bene i piedi saldati in terra, perché nel momento in cui abbassi un attimo la testa ti colpiscono, però eravamo felici, cariche, soprattutto orgogliose di quello che avevamo fatto fino ad ora. Se ti posso chiedere anche dal punto di vista personale, come è stata per te questa partita? Guarda, io sono una persona molto emotiva, una calciatrice impulsiva, quindi ero in ansia, devo ammetterlo. Però poi dopo il fischio d'inizio è passato tutto, la carica comunque si è trasformata in positività e sono contenta comunque. A livello personale, dicevamo, lasci anche il tuo nome sul primo derby storico a livello femminile, quindi immagino una grande emozione per te. Un'emozione enorme, non so neanche come spiegarla, anche perché è una doppietta, siamo passate in vantaggio, comunque eravamo sotto di 2 gol, quindi psicologicamente non era facile, però quindi sì, sono contenta molto. Se ti dico nazionale, tu cosa pensi dopo una prestazione così? Spero che la chiamata arrivi, anche se ho fatto le giovanili, speriamo di essere riconvocate in Under 23. E un'ultimissima domanda a questo punto, è una sconfitta, ma cosa avete imparato? Visto che avete giocato anche contro una squadra che teoricamente è più forte di voi, sì. Cioè inutile dirlo, però... Sì, sì, sicuramente, il livello è diverso. Noi abbiamo imparato ad essere, secondo me, sempre sul pezzo, non abbassare mai la guardia, perché con queste squadre, ripeto, nel momento in cui la abbassi per un secondo ti colpiscono. Dove collocheresti questa Inter eventualmente il prossimo anno? Preferisco non dirlo, però speriamo di vincere tutte le partite fino alla fine dell'anno, poi si vedrà. Il tuo sogno? Uno dei sogni, dai. L'altro, se possiamo sapere? Beh, sicuramente ricevere una convocazione in nazionale maggiore, si vedrà.